verso cui il turismo del nostro comune deve necessariamente andare. Come hanno precedentemente già accennato, il turismo basato sulla cultura è quello verso cui un'amministrazione virtuosa deve tenere necessariamente conto. Abbiamo un patrimonio artistico e culturale immenso che va valorizzato, abbiamo sicuramente delle possibilità che non tutti possono avere. Oltre a dei percorsi che possono essere fatti verso questa direzione, verso il turismo culturale, è molto importante anche per la destagionalizzazione andare verso altre direzioni, come possono essere quelle del turismo sportivo, non però, come diceva Nicola Procaccini, quello il turismo verso i grandi eventi, ma il turismo sportivo degli sport praticati in mare, sui monti di piccolo tipo. Non crediamo che i grandi eventi come quelli che sono avvenuti in passato siano fondamentali in un paese come il nostro, anche perché vanno in contrasto con quello che è l'ambiente che va valorizzato, specialmente a livello marino. Abbiamo un sito di interesse comunitario che può in sé portare turismo per quanto riguarda ad esempio la pesca sportiva, che ad oggi a Terracina è molto poco valorizzata. È molto importante anche creare dei percorsi che vanno integrati con i comuni di Vitro, che all'interno del, immaginiamo un turismo che avviene all'interno dei mesi invernali, è impensabile che non sia le attrazioni turistiche di tipo culturale, sportive che siano all'interno del nostro territorio non vanno integrate con quelle dei comuni limitrofi, come quelle ad esempio che può offrire il Parco Nazionale del Circeo e ovviamente ad esempio la parte dei Monti Ausoni, eccetera. È molto importante andare verso queste direzioni, è molto importante gestire anche i percorsi che possono avvenire all'interno del nostro territorio al di fuori delle mura cittadine, come possono essere quelle all'interno del turismo enogastronomico, molto, molto importanti, avendo un'agricoltura d'eccellenza all'interno della zona. È importante quindi che il turismo sia integrato a tutti i comparti del settore e a tutte le attività produttive.